partita di un livello incredibile, con due squadre di altissimo livello e cercando di giocare un bel calcio. Credo che è stato uno spettacolo per gli appassionati, per gli supporters. E niente, fare un grande complimenti all'Italia. Spero che nella finale possa fare un'altra partita bella e cercare di vincere questo europeo. Si porta dietro qualche rimpianto? No, nessuno, né con la squadra né con l'Italia. Ognuno fa il suo mestiere e cerca di lograre quello che possa. Analisi fa della partita? Buona, è stata una partita con una intensità dall'inizio bestiale, l'Italia cercando di pressare alto, noi facendo lo stesso, era pure due macchine, una in fronte dell'altra, cercando di fare pericolo, e penso sia una delle migliori partite che si possono, o che si hanno potuto vedere in questo europeo. All'inizio è riuscito a sorprendere l'Italia togliendo i riferimenti offensivi. Aveva studiato quella mossa, ora tirata fuori alla fine. Normale, ho visto che linee Bonucci con Lukaku e ho pensato forse meglio fuori al riferimento e cerchiamo di fare un uomo in più nel centrocampo. Credo che è stata una cosa importante per noi. Abbiamo potuto superare il pressing dell'Italia e cercare di fare più pericolo. Alla vigilia aveva detto: se andiamo in finale, fantastico, altrimenti chiuderò Italia. Sarà così. Sarà così, non è molto bello per gli inglesi, ma sì, ti farò l'Italia. Grazie. Prego. E allora, grazie.